Nello spazio della sezione soci Coop di Pistoia è stata allestita una mostra realizzata con il progetto Passeggiando. Nello spazio Soci Coop del supermercato di Viale Ado a Pistoia è stata allestita una mostra di fotografie realizzate da ragazzi della Casa di Alice, centro socio-riabilitativo della Società della Salute Pistoiese. Si tratta di scatti fatti per la guida Passeggiando per Pistoia, un progetto sostenuto dalla Fondazione Un Raggio di Luce Onlus. È una storia particolare perché sono il frutto di un laboratorio che è svolto a Casa d'Alice ormai da 7 anni. Il laboratorio si chiama appunto Gruppo Pistoia. Abbiamo iniziato il gruppo proprio con l'intento di aiutare i ragazzi a conoscere la nostra città, perché una ragazza del centro aveva chiesto questa esigenza, aveva avuto questa esigenza, ci aveva suggerito questa idea e non c'era passata una buona occasione per comunque sia incontrare anche la città. All'interno di questo laboratorio, poi dopo abbiamo visto che i ragazzi rispondevano con molto entusiasmo e quindi abbiamo pensato perché allora non consentire loro di darci l'opportunità di vedere la città con i loro occhi. E da qui abbiamo aggiunto appunto al laboratorio delle nostre passeggiate quello della macchina fotografica. Sono andato in giro per Pistoia fotografando i luoghi di Pistoia più comuni. E quello che è uscito fuori sono delle fotografie veramente molto particolari, una visione della città proprio particolare, con un occhio attento dei particolari che normalmente non ci si darebbe peso. E questo ci ha suggerito l'idea allora di realizzare anche una guida. Una prima edizione è stata fatta 2 anni fa, nel 2015, però non era commercializzabile. Questa qui invece è commercializzabile, finanziata entrambi dalla Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, che hanno creduto nel nostro progetto e hanno voluto dare sostegno economico anche alla nostra iniziativa. Ed è uscito fuori questo libro che ora si trova anche nelle librerie.